anche dei cittadini di Foggia, e quindi era per me un dovere, nonché un onore, ringraziare Foggia Calcio, i giocatori, per quello che avete fatto. Ci siamo lasciati qui in quest'aula quando si è costituita la nuova società e c'erano anche i calciatori. In Italia all'epoca ai calciatori del Foggia di non indossare una maglia qualsiasi, ma che quella maglia doveva essere tatuata addosso per sentire proprio il peso, l'aderenza, ma soprattutto la storia del blasone del Foggia Calcio. Io voglio dire che qualcuno ritiene che ci sono i problemi a Foggia e la squadra, sai, in ogni caso i problemi restano, ma penso che rappresenta questa promozione il riscatto dell'orgoglio di una città che aveva perso lo smalto, che aveva perso le proprie origini, il proprio orgoglio. Voi avete ridato a questa città lo smalto e l'orgoglio perso, e per questo io vi voglio ringraziare a nome dell'intera città di Foggia, che ho l'onore e l'onore di rappresentare. Qualcuno ritiene che ho usato delle parole forti quando ho chiamato che questo rappresentava per alcuni versi il risorgimento della città. Beh, lo stesso hanno fatto il ministro Franceschini quando è salito, perché è stata la spada in Serie A, lo ha fatto anche il concittadino Sgarbi di Ferrara, che certamente non è che sia un grosso amante del calcio, un uomo di cultura, hanno affermato che attraverso il calcio era un segnale e era un rilancio della città. Mi dispiace per coloro i quali non guardano con ottimismo questi segnali di ripresa e invece di interrogarsi che cosa fanno gli altri, molte volte perdono il tempo per smanettare su Facebook e denigrare non solo gli altri, ma denigrare la città. Io penso che il compito di ognuno di noi è di mettersi non solo fisicamente, ma mettersi con l'impegno per cercare e interrogarsi che cosa posso fare io per la mia città. È lo stesso interrogativo che ha portato qui, in questi banchi, dopo numerose sedute, gli imprenditori di Foggia. Io voglio ringraziare in primis i fratelli Sannella, che con Fedele qui rappresentando hanno si sono posti, al di là di chi smanetta su Facebook e denigra, si sono posti questi interrogativi. Questa è la città dei miei figli. Al di là di investire su questa città, dobbiamo lasciare qualcosa, un segno, perché non si vive solo di profitti, ma si vive anche di segni per lasciare la propria memoria, non solo una memoria legata all'economia, ma una memoria che bisogna legarla al valore, e penso che Foggia Calcio rappresenta il vero valore aggiunto di questa città. E loro l'hanno fatto, hanno accettato questo mio invito, e ringrazio l'amico, non il presidente, ma l'amico Lucio Pares, perché voglio ricordare anche un'altra persona che non è presente, che è Armandino Russo, che abbiamo fatto un gioco, ecco, un tridente fra me, Lucio Pares e Armandino. E l'amico Franco accorse con entusiasmo questo progetto. Quanto più restito, che lo voglio dire, era Fedele, perché Fedele, questo vi racconto questo aneddoto, quando ci vedeva ci mancava poco che ci accompagnasse alla porta con qualche insulto e con qualche parlaccio, perché poi ci casi faceva.
mancato. Come ci vedeva, sbatteva la porta, ci mandava a piano e diceva: "Ve dovete andare", con il suo gergo, anzi con l'accento trentino, quasi ecco veneto, ci diceva all'epoca: "Ve dovete andare, con questo forcio mi volete rovinare". Oggi vederlo qui a Fedele, che ho preso proprio lui, ecco, questa responsabilità in primis rispetto a Franco, che avevamo tranquillamente coinvolto, ecco, è per me un grande onore, perché penso che Fedele si sia appassionato e le soddisfazioni che ha dato il Foggia Calcio, penso che è una soddisfazione che rimarrà nel segno della sua memoria e nel segno della memoria di tanti soggetti. Quindi grazie Fedele, grazie Franco, non voglio dimenticare però l'impegno di tanti altri amici che hanno collaborato affinché questo sogno si realizzasse, i fratelli Curci, gli altri componenti della società del Castagno, che non li voglio citare per non commettere l'errore di dimenticare qualcuno. A tutti quelli che hanno rappresentato anche nel passato la società va il ringraziamento mio e dell'intera città di Foggia, perché non era facile, in un momento particolare, assumersi questa responsabilità. Voi non voglio ripetere, ma sapete che quando ha fatto l'accordo nello studio di Lucio Fares con l'ex allenatore, perché in questo progetto c'era anche la figura di una persona che voglio ringraziare, al di là che oggi non è più l'allenatore del Foggia, che è Roberto De Zerbi, perché parte di questo progetto dobbiamo ringraziare, io lo dico perché purtroppo sono un uomo molto corretto e leale, dobbiamo ringraziare anche il lavoro e il sacrificio dell'allenatore Roberto De Zerbi. Ma soprattutto io voglio ringraziare in maniera particolare Giovanni Stroppa, che ha avuto una pesante eredità, perché non era facile inserirsi in un momento particolare della squadra, inserirsi con una squadra per alcuni versi legata al suo allenatore Roberto De Zerbi, e gli va riconosciuto la grande umiltà, ma la grande strategia, perché un po' alla volta non solo ha fatto breccia nelle gambe dei calciatori che abbiamo seguito Giovanni, ma si è riuscito a fare breccia e avere quel riscatto che tu hai detto poi nel saluto finale all'intera città. Quindi Giovanni, io ti ringrazio a nome della città per aver avuto, ecco, la calma, la saggezza di recuperare il clima, ma soprattutto un rapporto con la stessa società, perché l'armonia è... tempo fa che mancava a Foggia la mamma, e qualcuno disse, dei rappresentanti della società, dice: "Ma scusate, ditemi quanto costa questa mamma, perché io la vado a comprare", quindi non c'è prezzo per quello che hai fatto Giovanni, perché hai amalgamato un gruppo, hai dato fiducia alla squadra, hai dato una solidità alla società, ma soprattutto hai legato a questa parola speranza, una parola che in realtà quel sogno è diventato, quella speranza è diventata una realtà, quel sogno si è avverato da questo. Ma voglio ringraziare anche a tanti sponsor, a quegli imprenditori che hanno raccolto il mio invito l'anno domani, quando io ho preso l'impegno di ampliare lo stadio, hanno raccolto questa richiesta, questo invito, e penso che ci sono tanti imprenditori che nel silenzio, voglio rimarcare, nel silenzio e con la dovuta discrezionalità hanno sostenuto questa squadra. Quindi va il mio personale ringraziamento a questi imprenditori di Foggia che credono e continuano a credere non solo nella città, che credono nell'investimento in questa città, ma credono soprattutto nei valori che porta questa città, che il valore aggiunto è il Foggia Calcio. Un ringraziamento
al capitano, il capitano che ha rappresentato la bandiera, Cristian Minieri. Che vi premierò qui a uno perché avete dato dimostrazione di una altissima professionalità che è andato oltre alle vostre competenze, perché nei momenti difficili avete messo il cuore, ma avete sentito sulla vostra pelle la speranza di una città, l'esigenza di una città che attraverso le vostre gambe quella ricerca di riscatto si è tradotta in realtà. Quindi grazie per quello che avete fatto, perché penso che non era una partita semplice da disputare, ma vi erano 19 anni da riscattare l'onore di questa città. Grazie. Grazie anche a lei che è stata la marca, ma giusto questo di questo. Massima tranquillità, importante però non
non vogliamo sicuramente fare la guardia e basta. E quindi in virtù di questo si è deciso da parte loro di tirarsi indietro a quelli che erano gli impegni da assumere per il tribunale. E quindi detto questo, penso che così speriamo che se c'è stato motivo di qualche perplessità o di qualche chiacchiera detta fuori luogo, spero che così riusciamo a placare questa cosa. Voglio continuare con ringraziare tutti i ragazzi, tutti gli insegnamenti. Abbiamo fatto. Questo non perché io non volevo fare, questo mi fa capire quando io ci tenga a Foggia, alla nostra città e ai nostri ragazzi. Volevo ringraziare tutti loro perché siamo riusciti, grazie al capitano, a fare un gruppo molto ma molto importante, molto coeso, molto determinato a far sì che con i loro sacrifici, con il loro sforzo abbiano potuto dare la possibilità a noi tutti di gioire di questa promozione che a Foggia mancava da tanti anni. E quindi voglio dire grazie a tutti quanti e vi auguro le migliori fortune. Thank you.
Quindi niente, adesso vogliamo andare avanti con grande determinazione e quindi ci accingeremo a fare, come ho detto prima, il campionato non importante, ma non vogliamo fare solo la presenza, quindi ci organizzeremo in maniera tale da fare sicuramente una bella fine. Grazie di tutto, grazie al sindaco, grazie a tutti quanti, e andiamo avanti e speriamo che ci vada bene tutto. Al di là dei ringraziamenti che sono stati fatti, che non smetteremo mai come società di fare a tutti questi meravigliosi ragazzi, al tecnico, al direttore generale, al direttore sportivo, a tutto lo staff, che hanno compiuto veramente un'impresa straordinaria. Naturalmente, come diceva Giuseppe Barconfedele, rappresentati dall'immenso capitano Cristian Minieri, sono stati tutti veramente eccezionali. Ho vissuto questa maglia e l'hanno indossata come una seconda pelle. I ringraziamenti sono d'obbligo, è stato fatto un lavoro, un ottimo lavoro, però consentitemi a livello personale di ringraziare in particolare molto Fedele Franco Sallerna per l'impegno che ci hanno messo e per la capacità di mantenere la lucidità anche nei momenti difficili, perché vi assicuro che nei momenti difficili ce ne sono stati tanti. E al di là del lavoro di tutti, compreso anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, Roberto Pellisanti, Giorgio Corsito, naturalmente ringraziamento alla famiglia Pucci, che comunque ha profuso impegno ed energie per questo grandissimo traguardo, mi sento a nome della società, a livello personale, sicuramente a nome di Fedele Franco Sallerna e di tutta la società che rappresenta, un ringraziamento va anche al nostro sindaco per lo spirito di collaborazione suo e di tutto lo staff, perché vi assicuro che non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio. All'indomani della sofferenza dell'anno scorso, della sconfitta, naturalmente sofferenza sportiva, non era facile iniziare un progetto così importante. E devo dire che abbiamo avuto il sostegno di tutti, abbiamo avuto il sostegno della città e in particolar modo il sostegno del nostro sindaco, qui va il nostro ringraziamento, e così come voi che ho dato il nostro grazie sindaco. Si può dire, se detto tutto, diciamo che ci siamo visti quasi sempre dopo le partite in situazioni sicuramente differenti, e ricevere un premio, un riconoscimento così importante in questa sala sicuramente ci riempie di orgoglio. Io, come ho detto altre volte, il ringraziamento lo faccio a lei, lo faccio alla società, ai direttori, ma soprattutto a questi ragazzi che non sono fatto in una maniera incredibile, al di là del risultato finale, questi colori. Grazie. Grazie perché Forza Gestire ha creduto in questo progetto e è andato oltre con le aspettative. Grazie, grazie. Storia è quella.